Buongiorno bambine e bambini. Oggi parliamo della flora e della fauna in montagna. In montagna più saliamo e più fa freddo. I venti sono forti e ci sono abbondanti nevicate. In base al clima e all'altitudine, quindi a quote diverse, si sviluppano diverse forme di vita vegetale, cioè la flora, e animale, cioè la fauna. Infatti vediamo cosa succede a diverse altitudini. Se andiamo oltre i 3000 metri di altezza, il clima è molto rigido, fa molto freddo, dobbiamo coprirci molto molto bene, e tra le rocce resistono, rimangono cioè in vita, soltanto muschi e licheni. Tra i 2000 e i 3000 metri il clima è ancora freddo, crescono arbusti ed erbe come ad esempio il pino mugo oppure il ginepro e fiori come le genziane, le stelle alpine, che sono fiori molto resistenti ai venti freddi. E a queste altitudini troviamo la meravigliosa aquila, la marmotta, lo stambecco, che sono tutti animali che si adattano molto bene al freddo e si accontentano di poco cibo. Tra i 1000 e i 2000 metri ci sono boschi di conifere resistenti al freddo. E cosa sono, ad esempio? Abeti, pini, larici. E in questi boschi vivono degli animali meravigliosi: i cervi, i camosci, i caprioli e si possono anche trovare orsi e lupi. Tra i 1000 e i 600 metri il clima diventa fresco e umido e quindi favorisce la crescita di boschi di latifoglie, che sono ad esempio gli olmi, le querce, i faggi, le betulle, i castagni. E poi nei sottobosco si trovano i funghi, le nocciole. In questi luoghi vivono, ghiottissimi di nocciole, gli scoiattoli, le lepri, i cinghiali e anche le volpi. Per oggi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. La flora e la fauna in montagna. Man mano che saliamo in montagna fa più freddo. E infatti questa signora è molto intirizzita e si è coperta con un bel giubbotto da montagna. I venti sono più forti e le nevicate abbondanti. In base al clima e all'altitudine cambia la flora e la fauna. Oltre i 3000 metri il clima è rigido e resistono muschi e licheni. Tra i 2000 e i 3000 metri il clima è freddo, ci sono arbusti come il pino mugo e vivono l'aquila e la marmotta. Tra i 1000 e i 2000 metri ci sono boschi di conifere come abeti e pini, vivono cervi e camosci. Tra i 1000 e i 600 metri il clima diventa fresco e umido, crescono boschi di latifoglie, castagni, faggi, eccetera, e si trovano funghi. Qui vivono lepri, volpi e altri animali.